Presentato presso la sede del parco, il progetto Azioni per la conservazione dei nidi di tartaruga marina comune Caretta Caretta nel Cilento, che vede coinvolti il parco e stazione zoologica Anton Dorn, centro ricerche tartarughe marine di Portici. Il progetto, di durata triennale, prevede l'attivazione di una serie di azioni di conservazione e di sensibilizzazione nel parco e sulle sue coste, unici siti di riproduzione regolare della tartaruga marina comune oggi presente nel Mar Mediterraneo occidentale. Dopo aver fatto già un protocollo d'intesa con la stazione Anton Dorn, oggi approviamo un ulteriore accordo che mira principalmente a tre obiettivi principali. Da una parte la tutela e la salvaguardia delle tartarughe, dal momento della nidificazione fino alla nascita e quindi poi con il momento molto bello quando vanno a mare. E poi c'è l'altro grande tema, che è l'aspetto scientifico, che noi stiamo mettendo in campo insieme alla stazione Anton Dorn, perché tanti studi vanno approfonditi e valutati. E il terzo tema che sempre la stazione Anton Dorn porterà avanti insieme a noi è quello della sensibilizzazione. Noi dobbiamo mettere in campo una grande campagna di sensibilizzazione, che è fondamentale per far capire alla gente anche come comportarsi in determinate situazioni, per far capire anche ai nostri nidi come comportarsi quando ci sono dei fenomeni di nidificazione. Ecco, la grande campagna di sensibilizzazione che da oggi metteremo in campo insieme alla stazione Anton Dorn. Io ringrazio chiaramente il presidente e ringrazio la dottoressa Sandra Osted, che chiaramente insieme a tutto il suo gruppo è spesso presente in questo periodo qui da noi, e che con la quale abbiamo oggi messo in campo una strategia per far capire il valore, l'importanza e soprattutto come comportarci quando abbiamo delle nidificazioni che avvengono nel nostro territorio. Le tartarughe rappresentano veramente per noi un momento importante, e oggi con questo accordo, con il protocollo che abbiamo già sottoscritto, vogliamo ancora una volta dimostrare che il Parco Nazionale del Cilento Valdonato Alburni è assolutamente attento a questi temi di grande valore ambientale, di grande pregio ambientale. Progettualità per proteggere e individuare sempre più nidi delle tartarughe marine e anche fare dell'educazione ambientale su problematiche del mare, come il suo buon comportamento, se cosa può fare ognuno, anche coinvolgendo pure i pescatori per segnalare degli animali feriti o in difficoltà. E quindi noi sappiamo già con l'esperienza degli anni precedenti che se non possiamo intervenire e proteggere un nido, i piccoli non vanno al mare, non trovano il mare, perché ci stanno forti inquinamento delle luci, ci sono tante altre cose che possono distrarli o farli già morire prima che arrivano al mare. Io su tutti questi nidi nel mare occidentale, 50% dei nidi sono in Cilento, nel Cilento, quindi è una zona di assolutamente priorità di protezione per questa specie. Di fatto con questo accordo abbiamo sancito una collaborazione che già nei fatti c'era da qualche anno, in quanto l'Anton Dorn, i tecnici e i ricercatori dell'Anton Dorn sulle coste del Cilento già di fatto facevano quelle operazioni che oggi stiamo codificando in questo accordo, che sta nella individuazione, nella recintare e preservare i nidi di tartarughe che avvengono segnalate dai bagnanti, in un'azione di monitoraggio per quanto riguarda la qualità delle nostre spiagge, e soprattutto un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e dei bagnanti, che è molto molto importante per far comprendere quanto è utile e che comportamenti virtuosi si devono adottare allorquando si scopre un nido di tartarughe.